Bene, dopo qualche inghippo, ma per fortuna gli inghippi tecnici c'erano solamente qui da noi, nessun problema invece allo Zaccheria. Con tutt'altro spirito, finalmente partiamo con questa nuova puntata della partita dei mitici. Vincenzo, Antonio, Pino, a che ora ti sei alzato per vedere questa partita? Ma quasi le 7:15 Le 6 del meno un quarto mattino. del mattino, lo ricordiamo da dove ci stai guardando? Da dove parli? Dalla California. Califoggia, da No, Los California. Angeles. California. Califoggia, bravo. Senti, allora, per dovere di ospitalità, e perché sei quello che chiama da più lontano, perché ti sei alzato stamattina, dovrei andare a fare colazione, ci devi raccontare tu questa cosa, questa partita. Ma non solo per quello che abbiamo visto tutti, ma anche per quello che, insomma, per le paure che hanno preceduto questa partita fra noi tifosi anche. Il Foggia ha vinto, ha convinto, secondo me, l'unica problema, io lo sapevo che o convinceva o distruggeva tutto quello che si era prefisso per il precampionato. Quindi secondo me questa è stata proprio la partita chiave per dare una risposta a cosa è il Foggia, a quello che punta il Foggia quest'anno, secondo me. Purtroppo i primi due gol, quando eravamo 11 contro 11, abbiamo fatto due gol su calcio piazzato, purtroppo. E poi gli altri due gol sono venuti su azione, benissimo. E non mi è piaciuto Iemmello. Partita discreta, ma Iemmello è lì per giocare, per segnare. Purtroppo non ha avuto palle gol, ma quelle poche palle gol che ha avuto non le ha sapute sfruttare nel migliore dei modi. Questa è la mia. Ma il Foggia come ha giocato bene. Palla a terra, sono stati sicuri. Un attimo che il Foggia ha abbassato l'attacco, si è beccato un gol. Se non sbaglio era pure valido, non era su fuorigioco, se non sbaglio. Il gol che ha preso il Foggia e poi è stato annullato. Quello è Sì, stato non l'unico è, no, anche noi abbiamo l'impressione. momento che io ho visto il Foggia che ha abbassato un po' l'attacco e non ha e ha beccato il gol. Lì ci stava, secondo me, ci stava il gol del Pino, Lecce. ascoltiamo un attimo se ci riusciamo a collegare Valentino. Sarà solo audio. Valentino! Valentino, ci senti? Vale? Valentino è allo ZAC. Speriamo che rimanga lì perché quando va allo ZAC vinciamo. Valentino, ci sei? Vale? Beh, vabbè. Lo lasciamo qui e poi se quando interviene va bene. E facciamo terminare Pino. Vai Pino. Pino? Secondo me questa era la partita del Foggia, questa è la partita proprio di vedere come è stata costruita la squadra per questo campionato e abbiamo trovato una squadra che è venuta a Foggia a viso aperto. È venuta a Foggia a giocare la palla e lì si è visto proprio la qualità del gioco delle due squadre e dei giocatori che abbiamo noi e che hanno loro. Non abbiamo avuto una squadra che si è chiusa a catenaccio, non abbiamo avuto una squadra che al minimo tocco il giocatore va a terra, perde tempo. Abbiamo avuto proprio una squadra a viso aperto e questo è il Foggia. Il gioco del Foggia c'è. Quindi, secondo me, la problematica nelle partite precedenti è stato proprio quello: un po' la non motivazione dei giocatori e il fatto che le altre squadre ne approfittano perché forse non hanno qualità di gioco o di giocatori. Vediamo se c'è Valentino. Valentino, ci sei? Oh, Viaggio. Valentino, sei in diretta. Senti, Guarda, dove sei in questo momento? sono appena uscito dallo stadio. E no, ed hai sbagliato. Tu adesso ritorni indietro e ritorni in curva, rimani là, non ti muovi perché con te lì noi facciamo sempre risultati eccezionali. Sono Dai, spero di poter tornare. dacci la tua impressione dallo Zaccheria, uno Zaccheria rimesso a nuovo oggi, bellissimo, non si è neanche tolta la pittura. Dici tutto. Bellissimo, io pensavo, cioè, sai, le vedi in fotografia, ma
dal vivo era cioè la colorazione è strepitosa. E poi vabbè, abbiamo giocato una grande partita, secondo me, anche fino al primo tempo, anche se eravamo solo 1-0, è stata una partita. Finalmente, insomma, siamo ritornati quelli che eravamo l'anno scorso. È vero? Beh, è stata bellissima. Poi vabbè, il secondo tempo è diventato un torello, con loro in 10, però. E l'aria com'era? No, è stato bello, tutti insomma, non sembrava nemmeno ci fosse sta questo clima di crisi, ecco. Tutti già dall'inizio erano molto. Beh, già da stamattina si respirava comunque un'aria di impresa. Quando abbiamo scambiato due chiacchiere io e te stamattina, l'idea era questa, no? Sì. Davvero. Sono contento. Secondo me Gerbo sta fatta una partita sontuosa. Il centrocampo, pure Sarno, credo abbia giocato bene. Insomma, veramente tutti hanno. Guarda, se fosse entrato il tiro di Pencivenga alla fine sarebbe stata proprio. Vabbè, adesso non esageriamo, eh. Adesso non esageriamo, va bene l'entusiasmo, però certo, insomma, mo pure, no, certo, pure Benci mi sembra eccessivo poi. No? No, sarebbe stato troppo, chiedere troppo, però ci possiamo accontentare, insomma. Va bene, ci accontentiamo, d'accordo. Va bene, saluto tutti, non so chi c'è. Sì, ci sta Pino da Los Angeles, Antonio, ci sta Manu, ci sta Vincenzo, vediamo se si aggiungeranno ancora altri. Dai, bene. Saluto a tutti. Ciao. Buon rientro Valentino, tipico. Dai, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Bene. Passerei a sentire Manu. Manu? Sì, io sono sempre di idea che molto spesso, quando ci sono dei cosiddetti silenzi, no? Vabbè, silenzio stampa in questo contesto, ma silenzi in genere, non sempre è un qualcosa di negativo. Cioè, il silenzio può essere sostanzialmente inteso come una possibilità di ricaricare le batterie per poter poi essere più forti dopo. E oggi è Natà. Noi non abbiamo soltanto giocato, abbiamo giocato bene, abbiamo anche vinto bene, perché comunque abbiamo fatto, secondo me, una partita a senso unico. Forse sbaglio quello che dico, ma già è il secondo derby che vinciamo, perché non ricordiamoci che oggi è anche il derby, questo è anche il derby della Puglia, e per la seconda volta ci è andata bene, naturalmente in due contesti diversi, ma abbiamo vinto. Io ho visto un'ottima difesa. Il gol del Lecce secondo me era valido, secondo me. Abbiamo avuto qualche piccola svista, però secondo me è stata una partita meravigliosa, perché tutto era perfetto, cioè anche lo stadio era perfetto, i tifosi, e quindi quella squadra non ha fatto altro che mettere praticamente la ciliegina sulla torta, strepitose il gol appunto su punizione, il gol di Agnelli, cioè quasi tutto è andato benissimo. Io questo devo dire, secondo me il silenzio è anche concentrazione per poter essere, lo ripeto, forti poi, e di fatto è andata meravigliosamente bene, non si poteva chiedere altro. Questa è la vittoria, soprattutto, questo non significa che adesso dobbiamo abbassare la guardia, significa che il Foggia c'è, è una squadra attiva, è una squadra viva, e che secondo il mio modestissimo punto di vista è una squadra che vuole dire la sua in questo campionato. Spero che andiamo sempre avanti così, forza Foggia. Bene, bravo Manu. Allora, Antonio, in Germania l'hanno vista così, tutto sommato anche i risultati ci dicono che è stato utile questo momento di tranquillità in cui si è chiusa la squadra. Al di là delle motivazioni che hanno spinto la società a fare questa scelta, però poi alla fine non solo il risultato numericamente, ma anche la prestazione, è vero? Ti è sembrato di rivedere il Foggia dei tempi migliori dello scorso anno? Sì, assolutamente sì, anzi mi sono proprio divertito. Io condivido quello che ha detto Pino, Manu. L'unica cosa che non condivido è che Iammello, anche se non segna oppure non... Ricordiamoci, l'anno scorso ha fatto 16 gol, però ne ha mangiato anche tanti. È un po' a volte superficiale quando gli passano la palla che è in zona gol. È così, però secondo me Iammello nell'attacco, nel contesto dell'attacco, comunque dà il suo contributo anche quando non segna. Tutto sommato penso che a 3-20 gol Iammello li fa quest'anno. E il resto condivido quello che hanno detto, sono contento.
Io l'avevo detto venerdì che comunque oggi avrebbe vinto il Foggia, perché con Lecce o andavi o uscivi, eh. Cioè, quindi i Certo. giocatori secondo me dopo i 2-0 psicologicamente sono sboccati, perché quando vinci 2-3-0 giochi con scioltezza, giochi più sicuro, come tipo quando vediamo la Juve, Barcellona e compagnia bella. E penso che da domenica rivedremo un altro Foggia, perché ormai i giocatori, per esempio Mazza, non l'ho visto al 100%. Ammazza e ancora deve recuperare. Sanno pure, non è ancora il Sanno dell'anno scorso. Cioè, ci sono, io sono sicuro che quando avremo tutti i giocatori al 100%, secondo me faremo un bel campionato. Non dico che andiamo in Serie B, per carità, per scaramanzia non lo dico, ma come poco a poco faremo i playoff. A meno che se poi non si rompe qualcosa nei giocatori, nella società, ma io penso che quando avremo tutti i giocatori al 100%, anche quelli che sono entrati, a parte Floriano, che anche Floriano lo vedo che non è come quello di Coppa Italia, cioè non è però comunque piano piano si stanno riprendendo. Gerbo numero 1, mi è piaciuto un macello proprio da incorniciarlo proprio a Gerbo. Agnelli insomma si è ripreso un pochino. Insomma, è una squadra che, come hanno detto in trasmissione venerdì, ha le potenzialità per migliorare, può solo migliorare, non peggiorare. Detto Bene. questo, forza Foggia, ragazzi. Certo, Antonio lo ricordiamo a tutti, ci chiama da Torino. Adesso ci spostiamo da Vincenzo. Allora, Vincenzo, senti, credo che quando abbiamo fatto le previsioni venerdì abbiamo dato tutti vincente il Foggia, ma non abbiamo azzeccato un 4-0, no? 2-0. È il massimo, sì, hai ragione, Antonio. Senti, ma insomma, non avranno esagerato, magari potevano tenersi qualche gol, oppure proprio perché adesso insomma siamo ripartiti, la Ferrari ha cominciato a carburare e non ce ne sarà più per nessuno. Dai, come la interpretiamo? Perché qui non ci siamo limitati a vincere, abbiamo stravinto e abbiamo giocato anche bene. Ricordiamoci che Esattamente. Lecce, scusate, ricordiamoci che Lecce meno Che dici Antonio? dicevo, ricordiamoci che domenica scorsa o sabato scorso il Lecce ha fatto una bella partita con Catania. Io l'ho vista un po', è stato, Certo, cioè, certo. non è Lecce del, insomma, No, non è scarso come impianto di appunto, cioè, gioco, è un'ottima pure oggi squadra. sembrava, un Lecce da bassa classifica, noi eravamo i primi. Detto questo, Certo. scusa Il primo l'interruzione. tempo è stato, Ehi, no, no, come primo tempo è non voglio. stato discreto, l'hanno giocata, abbiamo segnato con un gol autogol loro, quindi non è che diciamo abbiamo fatto questa grandissima differenza al primo tempo. Poi al secondo tempo, appena iniziato il secondo tempo, si sono beccati loro il secondo gol, sempre sul calcio piazzato, con un uomo in meno, quindi psicologicamente li abbiamo distrutti. Al Sì, infatti. 48esimo distrutti, erano già a casa. Ecco Certo. perché abbiamo stravinto, grazie a Dio. Forse il perché Iemmelo non ha segnato, speriamo, perché si è messo da parte i gol per domenica prossima. Meno male, se no facevamo 10 gol oggi e chissà domenica prossima. Domenica Meno magari. male, la prossima. Ragazzi, non volevo. Allora, vediamo se facciamo parlare Vincenzo. Vincenzo, questa è una classe indisciplinata, però devi capire No, che lo c'è sapevo, l'adrenalina. ragazzi. Erano 6 Scusate. partite che aspettavamo di vedere questo Foggia, non lo Ma so. infatti, no, ma sono d'accordo con tutto quello che hanno detto. Però non ci dimentichiamo che è la squadra che ha giocato contro il Matera che ha beccato tutte le critiche, comprese le nostre. Cioè, qualcosa a questo silenzio stampa è servito. Perché, insomma, tutto sommato, oggi è stata una bella partita. Se potessi descrivere con un'unica frase, con un'unica parola, la partita di oggi è finalmente. Finalmente abbiamo visto il nostro Foggia, finalmente abbiamo visto le trame di gioco, finalmente abbiamo visto un grande pubblico. E permettetemi di dare un bentornato a Marica, che è una graziosa ragazza, una cosa bimba di un nostro grande tifoso che è lì a Foggia. Bentornata a casa, Marica, da parte di tutti noi. Certo. Detto questo, Vai, Vincenzo.
Detto questo, per quanto riguarda la partita che abbiamo visto oggi, bellissima partita, quello che ho detto, mi sarebbe piaciuto vederla finire 11 contro 11, proprio per testare il polso a questo Foggia, che secondo me comunque sarebbe andata a finire, avrebbe comunque vinto. Quindi grande partita, avanti così, stiamo sempre vicini a questa squadra che ci darà tante soddisfazioni. Bene, bene. Io comunque, scusa, volevo dire una cosa. Io comunque, venerdì avevo detto, l'Italia dell'82 col silenzio stampa vince una Coppa del Mondo, ve lo ricordate o no? Nell'82. Quindi il silenzio stampa, come dici tu Vincenzo, è servito a un 4-0. Sì, magari potremmo suggerire di lasciarli in silenzio fino alla fine del campionato, se questo serve. Se serve, sì. È vero. Sì. È servito per compattare la squadra e per, insomma, per preservarla da quello che sono le varie correnti che gli arrivano addosso. Volevo fare un'osservazione, se era possibile. Io penso che il Foggia avrebbe vinto comunque, perché quando hanno subito già il secondo gol, che hanno appunto espulso quel calciatore, cioè subito dopo l'espulsione il gol è arrivato sul calcio piazzato. Quindi io credo che se anche avessero giocato in 11 la partita avremmo comunque vinta, secondo me, cioè anche di misura, perché se avessero fatto 4 gol, certo il terzo sarebbe sicuramente arrivato anche in 11. Certo, la cosa che mi fa più piacere è che noi abbiamo battuto una signora squadra, che è quella diciamo più attrezzata diciamo per il campionato, perché il Lecce ogni anno cerca di arrivare, la figura ed arrivare in Serie B, quindi questo mi inorgoglisce. Poi quando tu vinci con queste goleade, io sto già con la mente a sabato che bisogna fare meno la stessa cosa, cioè essere delle persone ciniche sotto la porta, al di là si vince 1-2-0, andare avanti sempre. Sì, però proviamo anche a vedere che cosa è cambiato da un punto di vista del gioco tattico, perché è vero che... Scusa, sì. Posso farti una domanda? Cioè, io non ho capito, io mi aspettavo Floriano dal primo minuto, no? Ma lo aspettavo. Qui ci ha fatto giocare Mazza. Cioè, questa scelta qua, tu che si appoggia, io no, come è nata questa scelta? Allora, premesso... Antonio, allora ti premetto che io, come tutti quelli che frequentano questa trasmissione, tranne qualche volta qualche amico giornalista, ne so quanto voi, perché chiaramente non ho un accesso diretto a quelle informazioni. E fra l'altro questa settimana col silenzio stampa questa settimana col silenzio stampa non hanno fatto trapelare niente, però noi per primi, quindi per primi tifosi, e noi che rispecchiamo chiaramente quello che la maggior parte dei tifosi pensa, noi per primi ci chiedevamo a quel punto perché non far giocare Mazza, perché quello che abbiamo visto nella partita di sabato scorso di sabato scorso non ci è piaciuta, e a quel punto insomma non era molto logico. Ricordo Claudio che ha commentato: ma il turnover lo fanno fare solo agli spagnoli, solo per loro vale il fatto che chi non gioca bene va in panchina. Mazza evidentemente ha dimostrato di aver ripreso e secondo me ha giocato bene, molto bene oggi. Bene rispetto non alle sue migliori prestazioni, ma rispetto a quello che ci ha fatto vedere. Oddio, rispetto alle ultime prestazioni hanno giocato tutti benissimo, persino Bencivenga, ma questo è un altro film. Io penso che abbiano comunque realizzato che oggi si giocavano tantissimo. Si giocava tantissimo la squadra nel suo complesso, alcune individualità. Ma si giocavano tantissimo anche l'allenatore, insomma era una situazione molto delicata. Credo che abbiano fatto bene a metterci il giusto impegno. Io credo che questo sia stato fondamentale. In effetti la domanda che volevo fare, non ci siete, non mi sentite? Pronto? Vediamo, c'è qualche problema sulla connessione di Skype che ha mandato giù tutti. Io ci sono. Ah, Pino, bene. Pino, ci sei, mi senti? Sì, adesso sì.
Perfetto, sì, c'era qualcosa che Skype, scherzi di Skype. Comunque andiamo avanti perché penso che almeno che si recupereranno man mano anche gli altri. E, Pino, un commento diciamo più tecnico da te. Hai visto che comunque ci sei? Sì, ci sei tu? Ci sono. Benissimo, benissimo. Dai, un commento più tecnico. Hai visto che di nuovo hanno cominciato a giocare palla a terra, hanno di nuovo cominciato a giocare con... Anche delle rimesse. Sì, sì, sì. Ecco, no, ma hanno di nuovo cominciato a giocare così come De Zerbi chiedeva. E, è cambiato quindi anche questo? Cioè è anche questo che ha modificato un pochettino l'andamento del tutto? Chi c'è? Ci sono io. Chi è? Manu? Manu, sì, esatto. Oggi ci sta boicottando, ci sarà qualche tifoso del Lecce a Skype. Allora, Manu, fallo tu il commento tecnico. Cioè, siamo ritornati alla situazione iniziale, quella in cui era, diciamo, il gioco che piaceva De Zerbi? Sì, secondo me sì, il gioco che, secondo me si è fatto in Europa comunque il gioco che piaceva a De Zerbi, palla a terra, e soprattutto secondo me è Gerbo che è quello che in un certo qual modo controlla quello che è tutto il centrocampo, che ha fatto comunque un ottimo lavoro. Da un punto di vista difensivo, vabbè, il gol come detto era valido, diciamo che da un punto di vista difensivo abbiamo secondo me un po' giocato meno, nel senso che abbiamo lasciato meno spazi. Escludendo, ripeto, quel fuorigioco, abbiamo comunque lasciato meno spazio ai giocatori leccesi. E poi, naturalmente, sono anche uscite fuori le prodezze di Sarno su punizione, di Gigliotti. Cioè, non riesco a trovare in questa partita, scusatemi, una nota negativa, perché a tutto abbiamo giocato noi, abbiamo dominato noi e giocato noi. Secondo me sì, se no è ritornato il vecchio modello di Bezzerri, secondo me. Sì. Sì. Tu, Antonio, tecnicamente come l'hai visto? Cioè, al di là delle individualità sulle quali hai già parlato, ma la squadra era messa in campo di nuovo come al solito con De Zerbi? Come l'anno scorso, ho visto lo stesso gioco di l'anno scorso, tiki-taka, al momento opportuno velocizzavano il gioco. Sono d'accordo pure con Pino che ha detto il primo tempo, insomma, è stata una partita abbastanza quasi alla pari. Dopo il gol, cioè dopo il secondo gol, poi dove è uscito fuori il Foggia. Comunque, sì, tecnicamente abbiamo rivisto lo stesso Foggia dell'anno scorso, quando ci faceva godere veramente con quel bel gioco, anche se poi non vincevamo, oppure non siamo dei playoff, però era l'unica squadra in serie C, regione C, che esprimeva un gioco tecnicamente forse meglio della serie C. Comunque, molto valido, molto valido. Io ripeto a dirti che siamo solamente obbligati a migliorare, perché con la squadra che abbiamo le potenzialità ce l'ha per migliorare, quindi possiamo solo curarci di vedere un bel campionato e essere soddisfatti tutte le domeniche come sono oggi. Bene. Giorgio, io ti saluto, devo lasciarti che ho delle commissioni da fare. Benissimo. Saluto a tutti quanti, Mano, Vincenzo, Pino e tutti il resto. Bene, bene. Allora, visto anche ciao, che... Ragazzi. Allora, visto... Ciao, ciao Antonio, ciao. Saluti agli amici di Torino che ci seguono. Sì. E ti aspettiamo la prossima volta, ovviamente. Ok, ciao. Ciao, ciao. Allora, penso che a questo punto gioco forza, anche perché poi c'è poco da dire quando si tratta di una partita del genere. Penso che andiamo a chiudere la trasmissione. Volevo saluto Vincenzo che purtroppo ha avuto problemi di collegamento, Skype ha fatto un po' di le bizze, però fa niente, ci sta bene il Foggia così. Manu e Pino, a voi le conclusioni. Manu, allora a questo punto che facciamo? La prima delle quattro partite della riscossa è stata vinta, e vinta bene. Sì, certo. Uno sguardo a domenica?
Allora, sì, io penso che se comunque vinci contro il Lecce, la seconda contro cui giocheremo, mi sa, sabato prossimo, se non mi passo di capire bene, dovrebbe essere sicuramente la porta nostra. Sì. Dovremmo comunque fare il nostro gioco anche se Lupa giocheremo Castelli, sì. in trasferta. Beh, se vinci 4-0 contro il Lecce, chiedo scusa, penso che anche in trasferta, con tutto il rispetto per la squadra avversaria di sabato prossimo, dovremmo anche giocare bene, sperando comunque di fare la nostra bella figura, soprattutto non sottovalutare l'avversario, perché per queste cose la storia ci insegna, soprattutto nel campionato precedente, che per queste cose si pagano e si possono perdere punti importanti. Bene, Pino, a te le conclusioni. Pino? Sì, ci sono. Conclusioni E in sono prospettiva diciamo la per le domanda di prossime partite. Esatto. Sì, secondo me Foggia farà bene. Bisogna vedere solo queste piccole squadre se ci faranno giocare, se non giocheranno 11 in difesa. Quella è l'unica problematica che ha il Foggia, perché Sì. è una delle grandi e perché c'è un gioco e c'è della tecnica. Ecco perché non l'abbiamo visto, le problematiche che ha il Foggia con queste squadre che non hanno tanto gioco, come sono state Pagani e altre, o tanta tecnica, purtroppo c'è stato un freno. Quindi io la vedo bene, il Foggia deve segnare, gli attaccanti del Foggia devono segnare, abbiamo tutti i presupposti per far bene a Latina Sì, Lupa e per Castelli, far sì. bene con la prossima in casa contro l'Andria, abbiamo tutti i presupposti. L'Andria, io non so come giochi l'Andria, però se l'Andria vince e perde e non pareggia, sarà una partita, forse io penso che È sia un una partita target facile. raggiungibile per noi, insomma. Sì, Andrea sì, quindi penso che sia una squadra aperta. Se vince e perde, penso che sia proprio una squadra proprio per il Foggia. Un altro bel derby che farà il Foggia. Però per Castelli Romani non c'è da preoccuparsi, ma bisogna vedere se giocano 11 in difesa. Quella è l'unica problematica che vedo io a Latina. Cioè, a me rimane pure personalmente questa preoccupazione quando giochiamo contro le piccole squadre, perché sono quelle che veramente ci danno sempre un po' più di problemi. Sì, Cioè, io starei sempre con la guardia alta per due motivi. Signori, siamo ancora a ottobre. Numero due, cioè, la strada è ancora lunga, bisogna adesso racimolare i punti perduti, secondo me. anche se dobbiamo ammettere che quello che ci conforta oggi, al di là del risultato, che è comunque un risultato importante e anche pesante per come è il gioco che c'è stato, perché sicuramente questo gioco ci fa capire finalmente, dopo 5 partite, la sesta partita, finalmente ritroviamo era la sesta, immagino, adesso ho perso il conto, ma Sì, poco importante. la sesta, sesta. Appunto, quindi dalla sesta partita ritroviamo il gioco che ci aspettavamo. È un quarto Una cosa, una cosa, di campionato, insomma. Ho detto è un quarto di una buona campionato. un quarto di girone d'andata di campionato, sì, di girone, sì. Dimmi, Pino. Una cosa buona che vedo è noi adesso abbiamo il morale che aiuta, perché i risultati aiutano. Grazie a Dio, pareggiamo fuori casa e vinciamo in casa. Alla differenza del Lecce, che pareggia in casa e perde fuori, Certo. quindi, e hanno gli stessi potenziali nostri. Quindi, voglio dire, con le squadre che lottano per vincere questo torneo, stiamo crescendo. Vedo una grande crescita del Foggia, sia a livello tecnico, sia a livello morale. La città ha risposto bene, come diceva. Chi è andato allo stadio? Non mi ricordo. Valentino. Comunque, Valentino, sì, Valentino, chi è andato Valentino era allo allo stadio, è vero, è vero. morale è alto. Ho visto parecchi, non so, 8.000 spettatori, rimessa a nuovo un po', anche se solo leggera, dello Zaccheria. No, hanno Vedere la fatto un bel gradinata, lavoro, gradinate, curve bellissima, ripittate, in gradinata, non è bellissima. mai stato così, non è mai stato così, Io ricordo quindi. la Serie A, pure il tifo foggiano è tutto un altro mondo, a Foggia è tutto un altro mondo. Adesso questa è Foggia, alle Pino, stelle Alessandro. si va giù, Bene, bene. alla grande, noi siamo così e godiamocelo, godiamocelo.
Benissimo, grazie, grazie a tutti. Posso dire un'ultima cosa? Io certo, Manu. Voglio fare semplicemente un bocca al lupo a Pasquale Padalino in questa nuova esperienza come allenatore del Matera, perché insomma è un foggiano e semplicemente in bocca al lupo dare al mister. Tutto qui. Mi sembra giusto, ha fatto tanto per noi e, sì. E non dobbiamo dimenticarlo, perché qui è... A volte abbiamo la memoria corta, ci dimentichiamo rapidamente di chi ha fatto del bene per la nostra squadra. Così come mi associo alla sensibilità di Vincenzo che ha salutato Marica, chi era collegato già dall'inizio con Sportiuba ha potuto vedere come il campo ha accolto questa bambina che è la figlia di un capoltra del Foggia che è riuscita a combattere e a vincere la sua piccola battaglia, piccola grandissima battaglia. E c'è stata una grande mobilitazione, nel senso che c'è stata una solidarietà da parte di tutta Italia, anche da altre tifoserie. Questo è stato molto bello. Ed è bello che oggi qualcuno abbia potuto dare il presidente del Foggia una maglietta in quello stadio. È una delle cose belle, una delle tante cose belle di questa giornata. Bene, io vi saluto, saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo in streaming in tutto il mondo, quelli che ci vedranno ancora dopo, e vi do appuntamento alla prossima partita, e a questo punto possiamo anche osare, andiamoci a prendere questi 3 punti anche fuori casa. Amici, una grazie. Buona serata a tutti. E penso che si possa anche dire che insomma una domenica così è sicuramente tutta un'altra cosa rispetto a quelle delle, che ci sono capitate negli ultimi giorni. Grazie ancora a tutti quanti. Possiamo far partire la sigla. Ciao.